nazionale a selezionare Usan come giovane promettente quando non aveva ancora 18 anni, ma al tempo insomma venne stoppato subito perché a 17, neanche 18 anni già il calciatore valeva una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Poi l'altra notizia proprio questa, ancora più fresca di giornata, è che il Torino ha rinnovato la volontà di tenere Alessio Cerci in rosa anche per l'anno prossimo. Ovviamente sono dichiarazioni queste da parte sia dei direttori sportivi che del presidente Urbano Cairo, che lasciano il tempo che trovano, perché è normale che le leggi di mercato vogliono che se io cerco di vendere qualcuno e lo spiattello 4,20, il valore della cosa o della persona che cerco di vendere va impicchiata, quindi ovviamente per il Torino è incedibile. Però il particolare in più che è stato fatto emergere dal Torino è la possibilità di avere, oltre ad una cifra contante ovviamente che si dovrebbe aggirare sui 15 milioni di euro, anche come contropartita tecnica Alessandro Florenzi. Ora, tutto si può dire del fatto che Florenzi nell'ultimo campionato non abbia giocato sempre come è successo soprattutto nei primi mesi e soprattutto l'anno scorso, però la Roma paradossalmente sarebbe più difficile spiegare ai tifosi, secondo me, la cessione di Florenzi rispetto a una cessione di uno Strootman o un Benatia, per assurdo. Magari molti non saranno d'accordo, ma io penso che privarsi di un ragazzo del 91, romano, tifoso della Roma, attaccato alla squadra, che ha dimostrato veramente di tenerci, di considerarla come una seconda pelle, tanto quanto De Rossi, tanto quanto Totti, sarebbe sicuramente un brutto colpo, anche perché si andrebbe a prendere un calciatore che sì, è forte, ma non è Suarez, non è Kun Aguero e forse non è neanche i Turbe che sembra quasi, Maxi, che ogni volta che Cerci torna alla ribalta per la Roma, subito si voglia fare in modo che invece sia poi i Turbe a riscavalcare di nuovo nelle preferenze della Roma il calciatore romano. E quindi altra notizia del giorno è che da Verona sono un po' preoccupati soprattutto i giornalisti scaligeri, perché oggi appunto il giornale di Verona ha titolato che ci sarebbe appunto l'assalto capitale all'Hellas, perché oltre a Juan Manuel Iturbe, giocatore paraguayano classe 93, l'interesse sarebbe anche per il terzino Romulo, un terzino di nazionalità italiana, di passaporto italiano, anche se di brasiliano di nascita, addirittura preconvocato da Prandelli nel ritiro di Coverciano prima di partire per il Brasile, giocatore su quale insomma sono puntati gli occhi di molte squadre, non a torto. Tra l'altro anche la Fiorentina se ne era parlato per il mercato di gennaio, perché è un terzino di forte spinta, fisicamente adatto comunque al contrasto, un giocatore anche di buoni piedi e che potrebbe partire già titolare nella prossima stagione in una squadra di alto livello come la Roma. Insomma, certo, si è arrivato fino in nazionale e comunque ha fatto vedere quello che ha fatto vedere fino adesso. Sicuramente non si può escludere che abbia insomma delle velleità da titolare. È ovvio che un affare del genere sarebbe molto macchinoso, perché sui Turbe ci sono diversi club europei, tra cui Real Madrid, e ha un valore che il Verona stima sui 25 milioni, perché l'ha riscattato dal Porto a 15 e quindi vorrebbe un margine di guadagno almeno di 10 milioni. Più Romulo, che credo meno di 7-8 milioni il suo cartellino,
non venga valutato. È normale che la Roma, se vuole strapparli tutti e due alla squadra di Mandorlini, deve mettere sul piatto sicuramente una cifra importante e poi magari qualche giocatore. Certo. Parliamo di Marchigno che ha giocato da gennaio a maggio col Verona, facendo sicuramente bella figura, e il Verona sarebbe interessato a tenerselo. E possiamo ipotizzare un valore di mercato per Marchigno intorno ai 4-5 milioni di euro. Poi per esempio anche Torosidis potrebbe essere un giocatore di interesse per il Verona, come anche un giocatore di interesse per il Torino. E poi magari dei giovani, tra cui insomma Pescare, pensiamo a Romagnoli, sempre che Garcia non se lo voglia tenere come quarto o quinto difensore centrale. E penso anche a Nico Lopez nel caso Roma Udinese non riuscissero a mettersi d'accordo per o l'acquisizione in toto da parte dei friulani o il rinnovo della comproprietà, perché ricordiamo la federazione ha deciso che non si potranno più stipulare nuove comproprietà in Italia, ma quelle già in essere si possono rinnovare per un altro anno e poi devono essere risolte. Quindi insomma la Roma fortunatamente cresce e sta crescendo tanti bravi giovani, ha tanti bravi giocatori in giro per l'Italia e l'Europa. Questi potrebbero interessare al Verona come anche al Torino, escluso Florenzi ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, e quindi abbassare un po' il valore degli obiettivi di mercato della Roma. E poi ecco, non so, nel sommario che tu hai fatto all'inizio si è parlato anche di questa nuova di questo nuovo accordo commerciale della Roma con la CAA, vogliamo dirlo così per fare i fighi, che è questa grossa società a livello mondiale che si occupa di vendere i naming rights, ovvero i diritti sul nome, di che cosa? Del nuovo stadio della Roma, che è un progetto che giorno per giorno va avanti. Lo studio di fattibilità è andato sul tavolo dell'assessore Gaudo e di tutta la commissione che ha in Campidoglio, si occuperà di valutarlo nei prossimi 90 giorni. E nel frattempo però la Roma di Pallotta non è che si guarda le mani, si gratta la pancia, perché ovviamente deve trovare una serie di partnership che rendano sempre più solido anche economicamente questo progetto, che sappiamo costerà tra una cosa e l'altra quasi un miliardo di euro. Questa società, la CAA, appunto andrà in giro a cercare grosse multinazionali, grossi marchi che siano disposti, ovviamente dietro l'autocompenso, a mettere la propria faccia, a mettere il proprio nome sullo stadio della Roma. C'è stato, si parla, un abboccamento con l'Etihad, che è notizia insomma di oggi, è sempre più vicina ad acquistare l'Italia. E la risposta iniziale di Etihad non è stata proprio delle più entusiaste, però ovviamente sappiamo tutti che le trattative intanto si iniziano, possono iniziare bene, possono iniziare male, ma comunque c'è tanto tempo per portarle avanti e poi vedere dove possono arrivare. È normale che Etihad, se acquista Alitalia, Fiumicino, l'aeroporto Leonardo da Vinci sarebbe la struttura principale, siamo a Roma, e quindi poter avere magari un piede a terra anche nei dintorni del nuovo stadio, metterci il nome, investire, non sarebbe sicuramente una cosa scellerata, una scelta scellerata da parte dell'Etihad. Comunque vedremo. Bene, allora io direi di andare in una pausa musicale che Pietro già ci ha preparato, perché e poi questa è una canzone molto cara a Lorenzo Rossi, che continuiamo a salutare e che speriamo sicuramente la prossima settimana continuerà insieme a te a condurre questa trasmissione. Estate italiana di Gianna Nannini, sì appunto, Gianna Nannini e l'altro chi era? Edoardo Bennato, secondo me. Quindi
si spera in notti magiche. Tu speri in notti magiche azzurre, Valerio? Guarda, io non, cioè nel senso, io non voglio passare come gufo, però veramente non è che abbia grandissime. Ah, oggi dico solo questa, poi dopo mandiamo la Nannini e Bennato. E oggi Prandelli in conferenza stampa ha avuto il coraggio di dire che l'obiettivo dell'Italia è fare un gol in più dell'avversario. Quindi fantastico. Praticamente Prandelli si è levato la maschera e sotto c'era Zeman, panico tra i giornalisti, perché ovviamente in un ambiente come bello ingessato non te l'aspetti uno come Zeman, panico perché ha detto una cosa mai detta prima, perché si è reso conto che se riesce a prendere anche 3 gol dalla Fluminense, bravo, un gol dal Lussemburgo e tanti altri gol comunque visti in altre partite, significa che poi come dire, in qualche maniera devi mettere una pezza con la stampa e quindi spiegare: fermi tutti, abbiamo una difesa che fa schifo, però forse con l'attacco qualcosa riusciamo a fare, e allora si gioca un po' alla Zeman. Quindi questo è stato il coming out di Prandelli. Quindi se questo è il buongiorno, io non so come sarà il resto della giornata. Bene, 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 condivido pienamente la tua analisi. Allora mandiamo questo musico e poi rientriamo ancora con Valerio Valeri appena è finita la musica. Escono i ragazzi e siamo noi.